Una rosa competitiva, un mix di giovani e meno giovani, con lo zoccolo duro della squadra reduce da una stagione di fermo causa Covid, sostanzialmente intatto e pronto a dar manforte alle nuove leve. Così il biennio presentato ufficialmente questo mercoledì sera al Big Bar di Ceto si appresta ad affrontare il prossimo campionato di seconda categoria. Mi auguro una stagione positiva. Penso che abbiamo fatto un buon gruppo, poi ovviamente sarà il campo a dire la sua. Abbiamo un buono staff tecnico, il mister è di una certa caratura. Penso che abbiamo una buona rosa per far bene, poi ovviamente è il campo che dirà la sua. Abbiamo cercato di resistere una rosa competitiva, abbiamo mantenuto parecchi giocatori dell'anno scorso, diciamo un po' lo zoccolo duro e puntiamo a fare bene, non conoscendo la categoria, perché io onestamente non conosco assolutamente la seconda categoria, conosco le nostre squadre qui della zona, però per il resto, perciò sarà un po' un salto nel buio, tra parentesi, però ecco, come dico sempre, le categorie contano, ma fino a un certo punto, perché poi l'importante è come si entra in campo, come si lavora durante la settimana, e poi il lavoro della settimana, a mio parere, è quello che poi fa in modo che durante le partite si riesca a dare il massimo, si riesca a portare a casa i risultati, che sono la cosa essenziale per arrivare in fondo e fare bene. Prima di tutto ringraziamo il Big Bar per la location e niente, per quanto riguarda la stagione è stato bello ripartire prima di tutto, perché c'era bisogno di normalità, diciamo. E l'augurio che mi faccio soprattutto è di poter portare a termine la stagione, visto che l'anno scorso dopo poche partite abbiamo dovuto fermarci. Il girone F sarà un concentrato di derby. Valgrignini, a partire dal 19 settembre, si troveranno di fronte anche Edenesine e Nuova Camogna. Sì, diciamo che i derby sono sempre ben accetti, almeno per come la penso io. È una sana rivalità che porta comunque anche gente allo stadio ed è bello così. Vedremo di affrontarli al meglio e comunque seguiamo le direttive del mister, che vedremo di fare bene, dai.